In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Situazione difficile per quell'uomo ricco che vede sperperati i suoi averi dall'amministratore più fidato. L'amministratore del Vangelo ha un impeto di orgoglio. Di fronte all'incubo di perdere lo status sociale acquisito, egli ricorre a un meccanismo finanziario che lo penalizza temporaneamente, ma che gli permette di sanare i bilanci e di mantenere l'incarico. In soldoni rinuncia al proprio guadagno pur di salvare il posto e non retrocedere a mero bracciante o peggio ridursi all'elemosina. Vedendo lo sbuzzo, il padrone resta ammirato dall'amministratore disonesto. Rimane un mascalzone, ma lo loda perché ha agito con scaltrezza. Certo, non ha ricevuto l'abbraccio del padre come il figlio prodigo nel Vangelo di Luca, ma qui non c'entra la questione del perdono. Gesù si serve di questa parabola per darci un altro tipo di insegnamento. Proviamo a riflettere su quest'ultima frase. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Questa è la conclusione, potremmo dire, la morale della parabola. I figli della luce chi sono? E chi sono i figli di questo mondo? Non vorrei, come al solito, cadere nel distinguo classico, buoni e cattivi. So intanto che entrambi sono figli. E poi so un'altra cosa, che la luce di regola dovrebbe essere più veloce delle tenebre. Si dice appunto svelto come la luce. Al punto giovane diciamo simpaticamente che il diavolo è lento e Gesù è rock. Eppure, nella parabola, i figli della luce si fanno sorpassare dai loro pari. Di questo Gesù rimane colpito. Questi figli della luce sono lenti, poco creativi, poco furbi, poco scaltri, timorosi, indecisi, impacciati, poco lungimiranti. E così gli diventano quasi più simpatici i figli di questo mondo, come quei bambini un po' sopra le righe che non stanno mai a quello che dici, ma che nel momento opportuno ti stupiscono perché hanno colto tutto. Ecco, forse questa parabola è per i figli della luce di oggi, che stanno ancora nel mondo lenti e impauriti e non si sono accorti che la luce, perché sia luce, bisogna accenderla.